Francesca di Un Aiuto Concreto per Castel Sant'Angelo sul Nera. Siamo una piccola associazione appunto di questo piccolo comune e abbiamo ideato questo evento che si chiama Tutti Agibili per un Giorno, che coinvolge anche il comune di Ussita e Visso. Lo abbiamo ideato nella speranza di trovare aiuti concreti e immediati per le attività produttive del nostro territorio, che al momento sono praticamente quasi tutte chiuse. E abbiamo scelto la data del 24 giugno per diciamo così anche rievocare il 24 agosto a 10 mesi di distanza, 10 mesi nei quali purtroppo qui di aiuti ne sono arrivati pochissimi, e quindi stiamo cercando in qualche modo di rimboccarci le maniche noi e di portare qualche risultato immediato, perché la desertificazione è altrimenti un discorso veramente alle porte, veramente reale. E speriamo oggi che questo evento possa anche dare una unione fra questi tre comuni, fra le aziende di questi tre comuni, che possano accordarsi rispetto al passato e per poter essere più forti sul mercato, e speriamo anche nella visibilità che si possa dare a questi comuni, che sono veramente dimenticati, perché le persone generalmente pensano il terremoto come Norcia o Amatrice, mentre questa parte del territorio è stata molto più colpita, e tanto è che abbiamo delle inagibilità in questi paesi che sfiorano il 90%, e inagibilità per crolli anche totali, quindi proprio case che non si potranno mai più riprendere, e questo vale anche per le attività economiche chiaramente. E quindi ecco, siamo pieni di speranza di poter fare qualcosa attraverso privati, cittadini e imprenditori. E noi abbiamo un nostro sito internet che è www.unaiutoconcretopercastelsant'angelosulnera.com. Utilizziamo tantissimo anche Facebook, sempre ricercando Un Aiuto Concreto per Castel Sant'Angelo sul Nera ci troverete subito, e non ci abbandonate per favore. Sono Giorgio Calabro, titolare dell'Onome a Macelleria Calabro, e sono uscito dal 26 ottobre, e più cosa è di rientrare il più presto che sia possibile. Per adesso ci accontentiamo queste case. Noi siamo la pizzeria Wanted, che si trova nella piazza di Visso, siamo inagibili dal 26 ottobre e siamo qui aperti da ieri praticamente. Oggi proviamo a fare questo evento, speriamo che vada tutto bene. Tolano di Sibillini, di Visso, avevamo il negozio in piazza, zona rossa, e non c'è più. E purtroppo adesso siamo in un camion sulla piazzetta, mio figlio cerca di vendere qualcosa e non ci abbiamo altra prospettiva. Ciao, sono Silvia Bonomi, la presidente della rete d'impresa Sopravvissana dei Sibillini, nata dopo il terremoto e nonostante il terremoto. Abbiamo praticamente chiuso la filiera e recuperato la razza sopravvissana tipica del posto, una pecorella particolare. Facciamo vari prodotti, formaggio, latte e carne e lana. Sono Stefania Servili, avevo tre bed and breakfast con mio marito a Vallinfante, Castel Sant'Angelo sul Nera. Sono tutti inagibili, erano B&B Cascina dell'Orso, le Stanze delle Fate e Sentieri Sibillini. Siamo in attesa di sapere se sarà possibile una delocalizzazione, per il momento ancora non si sa. Siamo all'azienda Le Torri, siamo produttori di miele e idromele, avevamo le api a Castello e all'Aschio, purtroppo in seguito al terremoto le nostre api sono morte, però continuiamo a produrre nelle zone di Porto Potenza e Civitanova Marche, e potete trovare i nostri prodotti sul sito www.idromeleletorri.it. Allora, noi siamo lo sciatore di Frontigliano di Ussita. Purtroppo siamo chiusi dal 26 ottobre, anzi diciamo dal 24, perché i mesi diciamo da agosto eravamo aperti sabato e domenica, quindi dal sisma del 26 ottobre abbiamo perso tutto, non abbiamo più niente. Allora, sono Monte Bovi Maria Rita, mi occupo di hobbistica, per cui faccio lavori a mano e solo di Visso, però adesso provvisoriamente abito a Porto Sant'Elpidio, avendoci anche casa agibile, però ho paura. E stanotte ci ho dormito, ma non gli dico come, e stasera ritorno a Porto Sant'Elpidio. Buongiorno, sono Razzi Rossella e gestisco la Mezzaluna Club. E abbiamo lavorato dal 26 al 30 dopo le scosse, però il 30 ci hanno evacuato, abbiamo dovuto chiudere.
siamo riusciti a riaprire il 28 gennaio. Siamo a Ussita, siamo aperti tutti i giorni, dalla mattina alle 8 fino a tarda serata, perché ristorante, pub e pizzeria. E per contattarci abbiamo una pagina Facebook, la Mezzaluna Club, dove sono tutti i contatti, il numero di telefono fisso e cellulare. Ciao, sono Patrizia Caffa, ho un forno che è agibile, ma abbiamo tutti i clienti che purtroppo dopo il terremoto hanno chiuso. Mio fratello aveva un punto vendita dove noi vendevamo tutti i nostri prodotti e al momento il negozio è inagibile. E stiamo costruendo un prefabbricato per poter riaprire le attività. Io sono Falcioni Cristina, abito a Castel Sant'Angelo sul Nera, ho un negozio di generi alimentari di cui ero io titolare. La casa è inagibile, anche il negozio, chiuso dal 24 agosto, la roba è tutta lì, non possiamo prendere niente perché è zona rossa. Adesso stiamo a Civitanova, speriamo che questa giornata ci può far ripartire. Siamo B&B Fonte dell'Angelo a Castel Sant'Angelo sul Nera e purtroppo tutte e tre le strutture che avevamo, tutti e tre i B&B sono inagibili a causa del terremoto, dell'ultima scossa del 30 ottobre. E stiamo proponendo costruzioni al nostro carico, ma vediamo se ci saranno gli ok da parte del comune, della regione e di altri. Speriamo bene. Buongiorno a tutti, sono Virginia. Io e mio marito Giuseppe avevamo l'edicola Emporio qui a Visso. Dal 27 ottobre l'attività è chiusa e abbiamo nostra intenzione è riprendere il lavoro come tutti quanti. Ci mettiamo forza e buona volontà e speriamo in un futuro buono e non si sa purtroppo quando lo Stato ci aiuterà a riprendere tutto questo. Ci sono delle promesse ma non ci sono i fatti purtroppo. Andrea Salvatori, Rifugi dei Sibillini, una nuova iniziativa nata dopo il terremoto. L'idea era quella di creare una tratta, un tragitto che potesse attraversare i Sibillini utilizzando strutture agibili. Il percorso è iniziato a Colfiorito, termina a Norcia con quattro strutture, tutte in quota, tutte in diciamo green perché sono tutte scollegate da qualunque forma energetica, per cui si va con acqua sorgente, pannelli solari, batterie e con la possibilità di essere in autogestione oppure strutture servite. L'abbiamo realizzato, stiamo divulgando la possibilità di fare questo tragitto da oggi, utilizziamo questa giornata come trampolino di lancio per questa nuova iniziativa. Salve, noi siamo il Caffè Sibilla e siamo chiusi dal 26 di ottobre, abbiamo una piccola diciamo fabbrica di pasticceria, cioccolateria, gelateria, avevamo un negozio a centro di Visso, nella piazza e niente, oggi siamo qui in rappresentanza della nostra attività perché siamo riusciti a produrre questi dolci in un laboratorio di un nostro amico lungo la costa e speriamo di riaprire presto, abbiamo un progetto che ha preso piede e speriamo di riaprire verso ottobre o più o meno comunque prima del prossimo inverno qui a Visso dislocati da un'altra parte. Buongiorno, sono Simone Gatto del Camoce Sibillini Escursioni e Trekking, principalmente ci occupiamo di escursioni nella natura, workshop fotografici sui Monti Sibillini e attività di wild watching per la fauna selvatica dei Monti Sibillini. E siamo stati anche noi in parte colpiti dal sisma con la nostra sede operativa e abbiamo subito però ripreso a fare attività escursionistica perché grazie a Dio gran parte della rete sentieristica comunque è agibile ed è aperta. Evitiamo sempre i sentieri vietati o pericolosi e lo consigliamo da fare anche a chi cerca di fruire di nuovo questo nostro territorio. Avevamo anche una gioielleria che per ovvi motivi non possiamo esporre qui, e siamo chiusi da ottobre.
Adesso grazie a queste prime iniziative riusciamo a lavorare qualche domenica, qualche sabato, qualche giorno di festa, insomma, organizzata da gente, insomma, grazie a loro ci permette di tirare avanti, però ovviamente aspettiamo qualcosa di più concreto. Ci dovrebbero dare delle prestazioni fisse dove poter esercitare l'attività, anche per quella invernale che arriverà purtroppo nel tempo. Speriamo di poter tornare e basta. Salve, buongiorno, sono Belli Tullio di Visso, negoziante da 31 anni e adesso ho il mercatino qui da utilizzare e basta, non c'ho nient'altro. Prospettive per il futuro zero, non si sa ancora quello che sarà in nessun modo. Forse mi dovrò delocalizzare a Roma addirittura. Spero che qualcuno mi venga a trovare a Roma, così forse qualcosa venderò. E per quanto riguarda la Valnerina, sono stato uno dei primi a sostenere che la Valnerina va riaperta subito, anche se subito ormai significa 9 mesi dopo. Comunque sia, ci accontentiamo, e dobbiamo fare. E l'unica cosa è che non si molla, punto. Io sono della Norcineria Altonera, faccio parte, noi siamo chiusi dai primi di novembre, dalla scossa del 30 ottobre che ci ha reso inagibile sia il negozio che l'attività. E siamo partiti, ci siamo trasferiti a Campocavallo di Osimo, dove avevamo già un altro negozio. Siamo in affitto su un sagomificio di un amico che ci ha dato la possibilità di continuare a lavorare, e fino a che non possiamo ritornare qua su, siamo laggiù. Adesso abbiamo fatto le domande per averci dei moduli abitativi per riaprire l'attività, e come c'è possibilità di riaprire si ritorna su, perché Castel Sant'Angelo è Castel Sant'Angelo, anche perché la nostra sede è di Castel Sant'Angelo sul Nera. Ormai sono 26 anni che avevamo questa attività qua su, e per tutto quanto, per quanto ci troviamo bene lassù, ma non è mai come Castel Sant'Angelo sul Nera. Ciao, sono Giovanni Spigliandi, ho un piccolo alimentare a Borgo San Giovanni, a Pianetta Vallopa. Sono chiuso da praticamente il 26 ottobre, da quando ha fatto il terremoto, e praticamente nel mio futuro praticamente non riaprirò gli alimentari che ho, ma lo darò in gestione a mia ragazza, che diventerà mia moglie, che sta aspettando anche un figlio, e io andrò a fare il muratore, perché ovviamente con questa situazione non si può andare avanti. Sono un cavatore di tartufi, lo faccio da 10 anni, ho dei cani, oggi l'ho portato qua a vendere, sono molto orgoglioso perché ne ho trovati parecchi, e quindi andiamo avanti così e cerchiamo di andare avanti per ricrescere questo paese, per farlo camminare, diciamo, per farlo muovere. Allora, ciao, noi siamo al momento 2, ma siamo 3 veterinarie di Ussita e al momento non lavoriamo, abbiamo perso l'ambulatorio. In questi 8 mesi ci siamo occupate di aiutare, così c'è qualche foto lì, di aiutare i randaggi del terremoto. Sono stati 8 mesi difficili, c'è chi viveva in camper, chi faceva avanti e indietro dalla costa, non li abbiamo lasciati mai, e al momento quindi dovremmo cominciare a fare qualcosa anche noi. Quindi che abbiamo pensato di fare? Siamo diventate un po' artiste, diciamo, tra virgolette. E allora, abbiamo fatto o dei sassi, ecco, la collega Noemi ha fatto dei sassi con tutte delle belle illustrazioni animali e varie cose, e io ho fatto dei disegni con le quali ci abbiamo fatto dei gadget, sono tutte illustrazioni degli animali del terremoto. E con questo ricavato che vorremmo fare? Ci paghiamo e ci sterilizziamo i randaggi, che già sono tantissimi, e varie spese, ecco, per accurarli e accudirli, perché sono molti randaggi. Io mi chiamo Franco Brizzi, sono in collaborazione con mia moglie Barbonaria Antonella al bar di Castel Sant'Angelo sul Nera. Siamo giunti dal 26 di ottobre per zona rossa, e non sappiamo quando possiamo rientrare in questo locale. Nel frattempo ci hanno addirittura mandato a Marina Palmense in un residence. Oggi siamo su, abbiamo una roulotte, cerchiamo di stare su a Castello il più possibile, anche per poter riorganizzare, vedere se si riesce prima o poi ad aprire, ma non sarà breve per aprire. Tutto qui. E ci lamentiamo perché qui, solito discorso, non è retorica, non è un ripetitivo,
burocrazia, affari vari, il terremoto, dissesto idrologico, cioè insomma Castel Sant'Angelo è uno dei peggiori, però nessuno lo riconosce e noi siamo qui già da 9 mesi, perché ad agosto dell'anno scorso non abbiamo lavorato più. Siamo qui ancora non so per quanto tempo. Devono arrivare le casette a ottobre-novembre. Io non ci credo, prima del prossimo anno non arrivano, dobbiamo affrontare un altro inverno. Vedete un po'. Cioè, se questi signori sentono, questi signori ascoltano, ecco quello che accade soltanto sul terra, in 4 parole. Grazie. Prego. Progetto Recycle, siamo qui dopo ben 5 mesi di conoscenze al telefono, Facebook, con un aiuto concreto per Castel Sant'Angelo sul Nera. Siamo qui per contribuire alla ricostruzione a modo nostro, con gli stand per gli imprenditori, per far incontrare le attività produttive locali con gli imprenditori dall'esterno, e col progetto Rebuilding, che è la cosa da cui è partito tutto quanto questo. Adesso Hermes spiegherà il progetto Rebuilding, che cos'è nello specifico, e siamo contenti di essere qua, sta venendo una cosa bellissima. Ciao, sono Hermes Tom, guida locale e ideatore di progetto Rebuilding. Progetto Rebuilding è un'idea di ricostruzione virtuale dei luoghi e di raccolta di immagini di come erano i luoghi del terremoto prima che accadesse, un modo di creare una zona di memoria virtuale, un modo anche di andare a raccontare com'era prima, di dare uno strumento per la ricostruzione, di dare dei mezzi alle persone che non vivono più in questi luoghi di poter ricordare com'erano. L'idea è stata appoggiata, accolta da Progetto Recycle, che ce l'ha portata avanti, ce l'ha sostenuta. Le guide locali mi stanno sostenendo tantissimo in questo progetto ed eccoci qua. Siamo qua per la seconda volta, forse per la terza, ormai, e tutto procede bene. Ciao, io sono Chiara e sono una delle rappresentanti dell'associazione Sibillini Lab. È un'associazione che riunisce Vissusi del Castel Sant'Angelo. Questa associazione è nata a febbraio, e appunto per sostenere i paesi colpiti dal terremoto, e tramite la nostra associazione cerchiamo di veicolare le donazioni e i finanziamenti su progetti utili per il territorio. Uno dei nostri progetti più importanti è una biblioteca per Visso, che appunto cerca di ricreare una zona ricreativa per i bambini una volta che torneranno sul territorio, quindi su tutta l'Alto Nera. Abbiamo moltissimi altri progetti in cantiere, da progetti in finalità turistica territoriale, quindi promozione del territorio, promozione delle aziende locali, ma anche promozione appunto delle persone insomma qui del posto. E tramite i nostri gadget abbiamo creato il nostro marchio appunto Visso, che è un marchio registrato, e abbiamo moltissimi gadget che cerchiamo appunto di vendere per autofinanziarci, e ci troviamo qui in questa manifestazione, ma ci trovate sempre qui a Visso in tutte le manifestazioni che verranno fatte adesso durante l'estate. Le prossime feste che ci saranno, ne abbiamo moltissime in cantiere che presto promuoveremo anche sulla nostra pagina Facebook e anche sul nostro sito, che è visso.org. E grazie.